Adesso ho il piacere di presentare Sitembil Mwamba Ganka, Jason Aramburu, scusate, la fondatore di Raychar, Stati Uniti, che ci parlerà appunto del lavoro con gli agricoltori africani, coltivatori africani. Hello, my name's Jason Aramburu and Sono Jason Aramburu, buongiorno a tutti, sono molto lieto di essere qua. Io sono uno scienziato del suoli. E negli ultimi 5 anni circa ho lavorato con piccoli coltivatori nel Kenya, nell'Africa orientale, persone come queste, persone che vivono veramente di un paio di dollari al giorno. E quindi ce la fanno a malapena e coltivano frumento e grano turco e io ho cercato di aiutare le famiglie ad avere un po' d'acqua e ad avere uno stile di vita almeno decente. Quello che mi piace molto è scoprire come famiglie come queste riescono ad affrontare delle sfide di base, ma sfide che però non sono state in realtà prese debitamente in considerazione. Perché una famiglia come questa, per esempio, non può avere accesso all'acqua normalmente, ma pure da un giorno all'altro improvvisamente può avere accesso a tecnologie come quelle dei cellulari o degli smartphone? La ragione, secondo me, è che noi non investiamo abbastanza nell'innovazione. Noi cerchiamo di affrontare questi problemi con le stesse tecnologie di base che abbiamo utilizzato per centinaia di anni. Non so, i fertilizzanti chimici, per esempio, sono stati messi a punto 100 anni fa e che verranno festeggiati nel prossimo marzo. Ed è ancora così che li utilizziamo. Quando ho iniziato la mia attività in Kenya qualche anno fa, ho utilizzato le tecnologie che secondo me erano le più innovative per affrontare l'agricoltura, utilizzando biochar. Biochar è un fertilizzante a basso impatto, e costa un quinto di quelli chimici e aumenta le possibilità del suolo di ritenere i nutrienti, le sostanze nutritive e l'acqua. E quindi è ottimo per vari suoli africani. Vengono utilizzati anche la pula, vengono utilizzati i resti dello zucchero di canna. E vedete come si fa, e c'ero anch'io lì a distribuirlo, e può essere utilizzato per varie situazioni agricole. Questo sono giardini verticali che chiamiamo nei sacchi, perché in effetti sono i sacchi, e questa chibeta anaerobi. E queste tecnologie innovative consentono di avere più raccolto, o perlomeno più alimentazione in aree anche di piccole dimensioni. E funziona veramente perché aumenta enormemente la produttività. Vedete per esempio questo mais che è stato cresciuto grazie al fertilizzante biochar basato su carbone e su grafite. Ma perché allora queste tecnologie non vengono adottate? Perché stiamo cercando di spingere verso questi agricoltori le stesse soluzioni che noi abbiamo utilizzato per decine di anni. Continuiamo con i fertilizzanti chimici e non pensiamo alle innovazioni. Grazie a questo biocharge abbiamo sviluppato un vero e proprio mercato per questo prodotto, veramente una grande avventura. Alcuni di questi agricoltori sono passati ad avere anche delle piccoli negozi che valutavano e acquistavano prodotti biochar. Attraverso tutto questo mio viaggio ho lavorato con molte grandi organizzazioni, fondazioni, fra le principali che supportano gli imprenditori sociali, ma purtroppo queste organizzazioni sono una minoranza. Credo che la maggior parte delle organizzazioni che appoggiano gli imprenditori sociali vogliano appoggiare quelle che chiamano, fra virgolette, le soluzioni sviluppate, mentre dovrebbero investire molto di più in nuove soluzioni innovanti. Per me è un grande onore mostrarvi
oggi qualcosa di nuovo, qualcosa che secondo me è molto innovativo e alla quale ha lavorato la nostra squadra per già qualche tempo. Non sono solo evidentemente in questa impresa, io credo che il design sia veramente fondamentale per le nuove tecnologie e per tutti questi nuovi prodotti che stiamo sviluppando. Ho creato un team con Nick Behar di Fuse Project, uno delle ditte di tecnologia e branding per il design più importanti, credo anche alcuni fra i prodotti tecnologici di design veramente più straordinari, fra i quali questo famoso laptop creato apposta per il terzo mondo e anche di altri dispositivi, per esempio quello che il contapassi che vi serve a migliorare la vostra condizione fisica e il vostro esercizio fisico senza neanche pensarci. Quindi insieme a Yves e a Fuse Project abbiamo cercato di sviluppare qualcosa di nuovo per gli agricoltori in grado di prendere in considerazione le sfide da affrontare proprio nel campo dell'agricoltura. Perciò è con una certa emozione che vi posso mostrare oggi un prototipo. Chiamiamo questo strumento IDIN. È un sensore di suoli a basso costo per piccoli agricoltori e anche giardinieri in giro per il mondo. E c'è un sensore solare che mettiamo nel suolo in grado di misurare i parametri fondamentali per poter effettuare delle coltivazioni, la fertilità, l'umidità del suolo e anche la temperatura ambiente, l'umidità ambiente e la luce specificatamente, che è compresa nello spettro che può essere assorbito dalle piante. Gli esseri umani veramente non sono molto ben in grado di discernere la luce. Per esempio, qua dentro potreste avere la sensazione di essere ben illuminati, ma è difficile per l'occhio umano discernere qual è la condizione ottimale invece per la crescita di una coltivazione. Questa tecnologia è derivata dal lavoro che abbiamo cominciato a fare in Kenya, perché ci eravamo resi conto che gli agricoltori, specialmente nel mondo in via di sviluppo, si fondano su centinaia di anni di conoscenze indigene, per così dire, locali, e continuano a fare quello che hanno fatto le generazioni precedenti nelle coltivazioni. Le loro conoscenze sicuramente hanno molto valore, ma il mondo attuale non soltanto è molto dinamico, ma ha anche un clima in cambiamento. Perciò le antiche tradizioni agricole potrebbero non essere più sempre valide. Abbiamo bisogno di nuove tecnologie e di nuovi dati in quei paesi. E quindi questo sensore utilizza i dati che trova all'interno del suolo e siccome è caricato dalla luce solare non ha bisogno di batterie, va avanti per anni e si carica completamente in poche ore. E come ho detto, può non soltanto rileva tutti questi parametri, ma può anche trasferirli in una cloud attraverso un collegamento naturalmente senza fili. Questo è un esempio. Per esempio, gli utenti nel mondo sviluppato invece possono anche utilizzare un telefono normale, neanche uno smartphone, e ricevendo tutti i dati sulla temperatura, l'umidità e la luce, eccetera. Tenendo conto di tutti questi parametri si può avere un'idea molto chiara di come emendare il proprio suolo, il fertilizzante, il vento, l'acqua, tutto quello che è necessario per ottimizzare il raccolto. E questo è qualcosa che è nuovo per l'agricoltura. Le grandi fattorie degli Stati Uniti hanno avuto accesso a questo tipo di tecnologia negli ultimi 10 anni. Si chiama Precision Technology e l'hanno utilizzata, ma il costo è stato veramente proibitivo invece per gli abitanti dei paesi in via di sviluppo. $20,000 chiaramente sono molto molto al di là delle possibilità di acquisto di un piccolo agricoltore kenyota. Perciò noi abbiamo ipotizzato un sistema che invece sia a basso costo. Infatti parliamo di meno di $25 per la produzione, con una produzione di dati equivalente e con un costo per l'utente di meno di $20.
Nel mondo appunto in via di sviluppo si può applicare questo, al proprio, questo sistema al proprio suolo e collegarsi anche ai sistemi idrici quando esistano. Alcuni di voi conoscono i vari tipi di sistemi idrici sistemati nel mondo, però spesso non sono stati neanche adottati, perché non rendono la vita più facile al povero agricoltore. Talvolta vedete delle pompe di irrigazione che richiedono agli agricoltori di pedalare o di pompare per avere acqua dal terreno. Altri sì, possono anche avere successo, però non facilitano certo la vita all'agricoltore. Perché una cosa di cui mi sono accorto in Kenya è che l'agricoltura è veramente un lavoro che spacca la schiena e che le condizioni sono terribili per la maggior parte di questi agricoltori, specialmente i figli di questi agricoltori non vedono l'ora di abbandonare l'agricoltura. La prima cosa che vogliono fare crescendo è di urbanizzarsi perché non vogliono continuare con quella vita. Tuttavia, i sistemi innovativi possono aumentare l'efficienza dell'agricoltura e anche ridurre il carico di lavoro per gli agricoltori. Ed è essenziale farlo. Questo però è stato troppo spesso ignorato nel momento in cui si pensava delle applicazioni per migliorare l'agricoltura. Per mettere in atto questo progetto abbiamo creato una partnership con Orange, uno dei fornitori di telecomunicazioni più importanti non soltanto in Europa ma anche in Sudafrica. E così ci hanno aiutato a distribuire questa tecnologia agli agricoltori locali. Quindi coloro che sono interessati riceveranno i dati gratuitamente attraverso la rete Orange. Così si potrà anche fornire gratuitamente a questi agricoltori le informazioni e le istruzioni di cui hanno bisogno. Questo ancora una volta per migliorare la vita di questi clienti nel mondo in via di sviluppo. Ma io sono un capitalista, credo nel valore dell'imprenditorialità e delle aziende, quindi ci vuole non soltanto un impatto sociale, ma anche un'opportunità di aumentare il business. E questo in effetti esiste perché ci sono grandi possibilità non soltanto per Orange, ma anche per altri providers di questa zona del mondo. Allora ricordiamoci che non si va soltanto ad aiutare una popolazione a migliorare la propria vita, ma anche delle aziende come Orange a migliorare il loro business. Si parte dai telefoni cellulari più semplici fino agli smartphones più sofisticati per utilizzare questi sistemi. Perciò, ancora una volta, entrambi i mondi, quello in via di sviluppo e quello sviluppato, possono trarne beneficio. Vorrei concludere con qualche consiglio per i giovani leaders presenti qua e per i partecipanti allo YES. Qualcosa che avrei voluto sapere io quando iniziai nella mia attività. La prima cosa che voglio dirvi è che non avete idea di quanto sia duro qualunque tipo di attività imprenditoriale. Vi troverete davanti a tali e tante sfide e difficoltà nel corso del vostro cammino e soprattutto a tanta negatività, a tante critiche. La gente vi dirà che le vostre idee non funzioneranno mai, che nessuno mai le prenderà in considerazione. E tuttavia le nuove idee cominciano sempre così, sono sempre nate così ed è proprio bello. E dà una grande soddisfazione anche dimostrare che questi pessimisti hanno torto. Poi c'è un'altra domanda che i giovani imprenditori sempre mi pongono: come faccio a partire? Come faccio ad avere i fondi che mi occorrono per cominciare? Ebbè, qualunque azienda di successo e progetto imprenditoriale non è mai partita con un bel assegno firmato da qualcun altro. Non sono partito così io e nessuno che conosco. Il vostro primo investitore, il vostro primo partner dovete essere voi stessi che investiate il vostro tempo, il vostro denaro. Nessuno si limiterà a firmarvi un assegno per un'idea, ci sono tante di quelle idee in giro, quello che è importante è la realizzazione di quella idea. L'ultima cosa che voglio dire è che dovete essere
persistenti, dovete rimanere attaccati alla vostra idea. Vi posso dire che io ormai sono in strada da molti anni, ma mi sembra di essere appena partito. Pensate a Richard Branson, se guardate la sua traiettoria, non è certo una linea diritta, è stata sempre una linea a zigzag. La realtà è che gli imprenditori di successo sono in grado di prendere un'idea e di adattarla ad un mercato dinamico. Per coloro fra voi che stanno partendo ora nel loro viaggio di imprenditore, ebbene, siate pronti ad affrontare molte curve e non scoraggiatevi. È così che funziona. Però sono veramente emozionato e contento di condividere questa mia esperienza con voi e naturalmente sarò lieto di rispondere a qualunque domanda voi possiate avere. Grazie.